Ciao Gesto, come va? Bene. È Gesto. Allora, l'album io gli ho dato ovviamente un bel ascolto e l'ho trovato geniale per tante scelte, comunque sia a livello video che a livello appunto dell'album in sé. E, partirei appunto con l'ultimo singolo che hai... Buongiorno Italia. Buongiorno Italia. Sì. E, la cosa che comunque volevo chiederti è innanzitutto quanto è stato difficile interpretare così tanti ruoli. Sì. E la, cioè comunque ho visto che c'è tanta cura anche nel dettaglio. Sì, allora, i ruoli è stato facilissimo perché diciamo che ce l'ho in canna da sempre questa cosa di trasformarmi, già dai mi in house, mi mettevo la parrucca, diventavo un altro personaggio, facevo le parodie, prendevo in giro, quindi in realtà è stato il video più divertente da fare, sono state due giornate lunghe, faticose perché cambiare, cioè ogni ora cambi, diventi un altro, quindi è stato faticoso però divertentissimo. È molto teatrale, ecco. Io comunque vengo da una famiglia di tutti artisti, musicisti e anche sono anche cresciuto nel mondo del teatro e del cinema, no? Quindi comunque è proprio il mio pane quotidiano. Secondo me è anche la mia versione più incollata a me, proprio, cioè il fatto di così trasformista. Sì, quasi non esserci io, no? Nel video io ci sono, ma sono sul divano, compaio poco, in realtà compare molto più la presa in giro, no? E la cura dei dettagli sì, è fuori di testa, cioè in realtà se ti vai a fermare i frame è pieno di loghi finti, prese in giro, no? Cioè vabbè, da Alice al Grande Fardello, ma a Sediaset, ai nomi delle squadre, se ti vai a vedere il frame dei nomi delle squadre voli, fanno troppo ridere. Quello mi manca, andrò a vedere. Sì, cioè quando le vedi dici vabbè, stanno fuori. Questo è il merito di Jerry Dust che ha fatto la post, che si è messo là, ha reinventato tutti quanti i loghi, tutte quante le post da fare, mentre la regia di mio fratello Heist. Devo dire che una delle cose fighe di questo progetto è che è molto familiare. Cioè il disco, l'ispirazione è mio padre ovviamente, quindi anche se non c'è più l'ho fatto insieme a lui. Il video l'ho fatto insieme a mio fratello Heist. Nel disco c'è un pezzo in cui mia madre parla di me prendendomi in giro, quindi in realtà c'è molto della mia famiglia, del mio vissuto, per quanto rispetto per esempio a Justin, che invece era un album tutto sulla mia vita personale, questo invece è un album che parla di tutti quanti noi, no? Quindi sono passato dall'io di Justin a noi, di tutto quello che sì. Viviamo tutti, quindi in realtà sembrerebbe meno personale, quindi la parte personale e familiare l'ho messa invece nel realizzarlo. Okay. Invece Justin ho fatto tutto da solo, nel senso mi sono chiuso nel mio baratro di depressione e ho fatto tutto da solo. Sì, esatto, un po' buio, cioè fumare, buio e paranoia. Invece questo è molto solare, l'ho fatto insieme a tante persone, no? Anche un periodo della mia vita in cui mi sono più aperto al mondo, per assurdo. Infatti ora rientrerò invece nel baratro. Appunto all'inizio del video ho visto che c'è il vinile di tuo padre, sì, e la chitarra che credo che comunque sia sempre... Sì, è la famosa chitarra che mi ha lasciato che non so suonare, okay. È tutto vero. Ok, e ti ha ispirato tantissimo lui per questo album, perché sì. Sento l'influenza. Comunque. Sì, di brutto, sia nel sound sia anche nei testi, cioè... È molto simile l'approccio ai testi, cioè sempre un borderline tra ironia e malinconia, che era un po' il tratto caratteristico di mio padre, cioè, quando ti fa ridere comunque è amaro e quando ti fa piangere comunque c'è sempre un sorriso di speranza, quindi non riesci mai a capire se è serio o sta scherzando, no? È sempre un po' borderline questa cosa. Devo dire che io trovo comunque l'ispirazione di mio padre in tutta la mia musica, in tutta la mia attitudine. Okay. Qui esce fuori maggiormente sia perché il supporto musicale sotto è molto più simile al suo, nel senso ho fuso come in una crasi musica anni 70, scuola romana anni 70, stornello, e l'ho fuso con quello che facevo io, quindi ci sono i bassi della trappa, c'è l'808 però con la chitarra suonata a stornello sopra, o ci stanno i synth però con la fisarmonica suonata vera sotto, no? Quindi ho completamente sperimentato e ho dato vita a un genere nuovo, per quanto io odio parlare di generi, cioè secondo me il genere sì, è una categoria diventata da etichette per vendere. Esatto. Però comunque ho dato vita a qualcosa che è solo mio e che veramente esprime al 100% me, sia a livello di suono che a livello di testi. Quindi mi sono anche un po'
emancipato dal resto della musica italiana e anche un po' scollato dal fatto che, cioè, non sono mai stato classificato, cioè, ok, c'ha le basi trap, ma non è un trapper, oppure C'è stato anche uno dei precursori comunque del rap, cioè della trap. sì, di quel sound, anche se comunque l'ho sempre fatta nella mia maniera unica e speciale, no? Non ho mai fatto una roba che fosse simile a quella di un altro, Sì. ma proprio non perché sono figo, perché proprio faccio le cose come mi vengono, proprio Così. spontaneamente, no? E quindi ovviamente quel tipo di sound, cioè il sound trap io me lo sento dal 2009 per dire, nel senso ho fatto la crisi con 3D nel 2009 che era trap, cioè 808 autotune, quindi in realtà. Però non ho mai fatto musica come la fanno gli altri, no? Questo è anche uno dei motivi per cui non sono identificato come trapper, cioè non sono quello, e non sono neanche semplicemente un rapper, cioè nel momento in cui faccio Rap God 2, che è, non so, un exploit di rap fatto come Cristo comanda, però non sono solo quello, no? Nel senso c'è un guizzo per cui sono comunque diverso, e io mi sento sempre più una figura lontana, non so se lontana, però oltre quella del rapper semplice, ecco, soprattutto con questo disco, cioè sto Sì, cercando di diventare una cosa che è gesto e giusto, esatto, basta. ma è giusto E così. ovviamente c'è tantissimo rap dentro, c'è tantissimo hip hop soprattutto, perché per me questo disco Radici. è fottutamente hip hop più di ogni altra cosa, proprio perché l'hip hop con cui sono cresciuto io, che è una cosa che i discali adesso non ce l'hanno perché non c'è più quella roba culturale dell'hip hop, no? L'hip hop con cui sono cresciuto io erano afroamericani che si rifacevano ai loro padri fondatori, quindi campionavano il jazz, il blues, il funk, davano vita a quello che era prima di loro, ci mettevano il beat sopra, ci rappavano e quindi inventavano una nuova musica che però prendesse spunto dalle radici. Questa cosa l'ho fatta in questo disco, Sì, di brutto, esatto. cioè ho ripreso le radici dei padri, di mio padre, ma anche degli altri, cioè c'è molto di André, c'è molto Rino Sì, Gaetano, sì, sì, secondo me, sì, sì. c'è anche molto Conte dentro, no? Però gli do una vita nuova, quindi non è una cosa che suona come quegli anni. Vabbè, è normale, Cioè, c'ha il assolutamente. groove nuovo, c'ha i bassoni, Però sì, no? te lo ricordo. Quindi, secondo me, questo è molto hip hop, cioè fottutamente hip hop, proprio il fatto di riprendere La le nostra. roots e dargli nuova vita. No, è vero, è vero. Molto più di magari la roba che ho fatto Boom Chap, che però magari era un beat simile americano come stile, no? E quindi non prendeva le nostre radici, prendeva comunque le radici sempre americane, no? Mentre Esatto. questo prende le radici popolari italiane, quindi in questo senso hip hop, cioè un termine molto genuino e molto italiano, ecco, non è una emulazione di qualcosa che hai sentito in America. E proprio per questo secondo me ha un valore, cioè non lo so, ti faccio un esempio, mio figlio, no? Pezzo mio figlio, cioè il bastone trap, cioè praticamente è trap come roba, cioè lo senti in macchina, però è un valzer. Quindi ho fuso la trap americana con un valzer che è proprio europea come roba. Ed è una cosa che se la sentono comunque in America dicono che cazzo è sta roba, cioè non l'ho mai sentita perché loro non hanno la cultura del valzer per No, dire, esatto. o della chitarra a stornello tipo disoccupato, no? Quindi non è una roba che molto simile all'America, figo, è che cazzo è sta roba. Quindi sono molto orgoglioso, secondo me è una roba che puoi far sentire veramente in America e ti dicono cazzo questo è un'identità sua, forte. Ed è Ti quello dicono subito importante. Italia. Poi ti dicono cazzo, rappa, cioè salutare pure l'autotune di Cristo, però è italiana sta roba. Di questo sono molto orgoglioso. Già rispetto, che ne so, a Justin, che per me è un capolavoro, uno dei miei capolavori, però comunque il sound è americano come roba, no? Quindi può essere fighissimo, può essere a livello, però è una roba che la sente in America e dico, ok, questo sta cercando di fare il nostro suono. Questo Anche il video e la canzone Stories ha un suo perché. sì, storia d'amore. La cosa, cioè, vabbè, innanzitutto il video è divertentissimo, cioè Che è il video che è bello. uscito solo su Instagram, solo sulle stories di Instagram, solo per 24 ore, no? Uno perché mi diverte sfruttare mezzi comunicativi nuovi, quindi il fatto delle stories e fare un video solo sulle storie, non so se l'hanno già fatto, penso forse sono il primo che ha Io fatto non questa l'ho mai visto. cosa, non lo so, magari mi sbaglio. È divertente quindi applicare la mia creatività vulcanica a nuovi modi di promulgare e Proporre. proporre la musica. E due, proprio concettualmente è brillante come cosa, perché cosa dico nel pezzo? Dico, faccio questo analogismo tra le storie d'amore che durano poco e le stories che Stories. durano 24 ore, quindi tutto gioca sul fatto che guarda com'è simile, no? Sì. Sia il termine stories che storie. Quindi
Anche il video dura 24 ore, cioè dura poco come durano le storie adesso, cioè è quasi una notte e via anche il video. Quindi secondo me sta roba qui è abbastanza brillante come Sì, 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 intuizione, no? sì, sì. Proprio nella forma, nel fatto che qua non lo Esatto, trovi più. esatto. Che anche quello però è, diciamo, controtendenza perché adesso comunque si va molto alle views su YouTube, Certo. lì invece non te ne è fregato proprio, detto, come va detto, un cazzo, e detto, io la metto su Instagram e vada Sì, come vada. no, infatti, ma non mi è mai fregato un cazzo del cercare di avere quel riscontro per poi allora impormi come, ok, vedi, hai quei numeri, sai, cioè non me ne Esatto. frega niente, quello che conta è l'opera in sé. Poi ovviamente l'hanno messo comunque, le fan l'hanno messo su YouTube, anzi mi stanno dicendo tutti quanti perché non lo mettete, perché non lo mettete, magari lo mettiamo, nel senso, cioè, ha fatto il suo percorso, il suo statement di dura Sì. 24 ore, l'amore dura 24 ore, l'ho fatto, quindi magari poi lo possiamo anche mettere. Mi piacerebbe, siccome ho altre idee, mi piacerebbe farne altri solo sulle stories comunque, perché secondo me è una formula figa che poi faranno anche altri. Ho pensato un po' a questa cosa, in quest'epoca qua, proprio questi ultimi anni, non ci stanno più gli street video, no? Prima si facevano i video low budget, che era diverso dal video ufficiale. La cosa del video sulle stories potrebbe diventare la nuova cosa di Sì, questo tipo, cioè lo se hai poco budget fai da fai un video solo? solo lì, che potrebbe essere anche potrebbe aver dato il via a una nuova Ah, sì. forma di video, no? Sarebbe figo. Sempre continuando, restando in tema, c'è anche il brano Note Vocali, Sì. che anche quella, cioè, come ti è venuta un'idea del genere? Cioè? Allora, guarda, nel disco, proprio per questa roba della teatralità, non so se l'abbiamo detta, cioè sono molto teatrale, ho cercato di evolvere proprio la figura del rapper di base, che è egocentrico e autocelebrativo, quindi parla io. Ho cercato una chiave per aggirarla, quindi in vari pezzi faccio parlare altri, quindi interpretandoli quasi in maniera d'attore praticamente, interpreto altri che parlano di me. Quindi non lo so, c'è mio figlio che è mia madre che parla male di me, o insomma, Morgana è il cane che parla, e note vocali sono i fan che parlano di me, quindi è un modo per essere comunque egocentrico, tra Sì. virgolette, come un classico rapper, però presa da un altro punto di vista. Note vocali è stata molto naturale farla, perché in realtà cioè, mi arrivano veramente migliaia di messaggi al giorno del tipo: non sei bravo, sei bello, figa la canzone, brutta la canzone, ma proprio, cioè, tu mi stai salvando, tu mi hai cambiato la vita, mi hai aperto il terzo occhio, ho mandato a fanculo amicizie ipocrite, Fa anche voi. che erano solamente perché dovevo essere accettato, sti cazzi, sono me stesso. Quindi è proprio uno scambio che ho io, siccome io mi Da sono. rapporto con i Cioè, fan. me la sono vissuta male anch'io, andavo a scuola, me la vivevo malissimo, nel senso, ero comunque già strano. E quindi me la vivevo già nel modo in cui, cioè, io mi paradossalmente, pensa che assurdo, mi rispecchio un botto nelle strofe di fan che io stesso ho scritto e ho dedicato a loro su quello che se la vivono loro adesso, cioè, nel senso, veramente io mi sento come Uno scambio mi sentivo veramente. come descrivo loro adesso. Questo succede secondo me perché sono veramente reale nel fare le Ah, canzoni, ci metti l'anima. cioè, sì, sono limpido, no? Come una goccia d'acqua, e quindi questo poi traspare. Tanti mi dicono: ah, è incredibile, sembra che parli di me in canzoni, che ne so, tipo Io lo so, tipo Crescendo, no? Mi dicono: cazzo, come hai fatto? Sembra che mi conosci da una vita. No, semplicemente l'essere umano è sempre quello, nel senso, le emozioni che proviamo sono quelle, che tu sia ricco, che tu sia povero, quello è quello che provi, no? Il ventaglio di emozioni che puoi vivere. Quindi, se poi un artista è sincero con se stesso in primis e fa uscire fuori anche parti di me di cui magari potrei vergognarmi, cioè, non lo so, che dico nessuno con cui parlare, capito? E tutte queste cose qua. E se tu non ti vergogni e non cerchi di apparire figo, ma appari per quello che sei, è automatico poi che la gente ci si rispecchia. Eh sì, Quasi non è un come. qualcosa di inventato, ma è qualcosa di Sì, proprio per reale. quello ti rispecchi. Probabilmente se edulcorassi, se inventassi uno, non ci si rispecchierebbe, anche perché magari se proponessi una vita più bella di quella che faccio, e poi in realtà ti ascoltano, cioè la gente non fa una vita nel merda, la gente, tutti quanti facciamo una vita un po' del cazzo, cioè vorremmo essere meglio, no? E quindi magari poi non ti rispecchi. E quindi questa è la differenza tra il modello da seguire vincente, che io non sono, e io che nel momento in cui sento di essere anche sfigato in alcune cose, te lo dico, Ma e ti quindi sta poi bene così? Cerchi ti ci rivedi, ecco. di Queste sono accettarlo. veramente onesto, prima di tutto con me stesso, e quindi poi nelle canzoni che faccio.
Cosa ti aspetti da questo album? Aspetta che lo facciamo vedere a modo, eh. Come vedete. Cosa mi aspetto? Non ho più pallida idea, perché è una rivoluzione rispetto alla musica che ho fatto fino adesso, quindi non posso prevedere prima. Ovviamente se avessi fatto Justin 2 adesso avrei già saputo che avrei avuto un riscontro di un certo tipo, no? Avrei fidelizzato e ingigantito quelli. Questo non vuol dire che non abbia in mente di fare un Justin 2, cioè okay. Voglio farlo. Però adesso era il momento di fare una cosa completamente diversa, completamente mia, completamente unica. Io sostengo che non riguarda l'artista il feedback che poi ha una sua opera. Questo te lo dimostra il fatto che la maggior parte dei più grandi artisti della storia dell'umanità poi sono morti poveri, nel senso sono stati capiti dopo. Quindi non è che a Van Gogh gliene fregava molto di cosa pensavamo dei quadri suoi, cioè non stava lì a pensare oddio quanti like c'ha, faccio esatto. No, su Instagram non è il bunker, stava a vedere oddio l'urlo mi ha fatto 10.000 like, gliene fregava un cazzo, quello doveva fare l'urlo perché doveva fare l'urlo perché sì. Esplodeva sì. Quindi non mi riguarda come va, l'unica cosa che mi interessa è che arrivi nei messaggi. Ho messo molti messaggi dentro, molti contenuti, no? Soprattutto umani, soprattutto di un mondo migliore. Mi interessa che arrivi quello. Ok. Al di là poi dei like, ecco. E l'ultima cosa, poi chiudiamo, che sennò ci sbattono fuori. E noi diamo sempre alla fine delle interviste. Dei soldi. Dei soldi, esatto. E dei consigli agli artisti emergenti, no? Sì. Comunque il nostro sito cerca sempre di aiutarli, tra virgolette. E ti senti di dargli qualche consiglio? Sì, scappate. No, quello che abbiamo detto fino adesso, cioè la cosa importante secondo me è che uno che sente l'esigenza, perché se tu ti metti a scrivere, a cantare, a fare, vuol dire che senti un'esigenza. Sì. Cioè, se lo fai per emulazione stai proprio sbagliato, cioè cercate un'altra cambia cosa. Se invece hai la sincera esigenza di comunicare, la cosa più importante è che sei te stesso e che cazzo fai qualcosa che sia originale, cioè se no, se ce ne sono già altri che fanno la tua cosa non servi, sì. Cioè no, serve che porti una cosa nuova che poi magari dai il via che altri cercheranno di fare la tua cosa. Quindi la cosa più importante è quello che uno è se stesso per quello che è e che sia originale. Di base se sei te stesso sei originale, perché ognuno di noi comunque è effettivamente unico, no? Sì. Quindi non è così difficile, non devi crearti un personaggio, cioè siamo già basta tutti, che sei te stesso. Cioè siamo già tutti personaggioni in realtà, cioè nella tua intimità alla fine del giorno davanti allo specchio sei un personaggione, cioè lo sì. Sai te, lo sanno tutti, pure se non te lo ammetti. Sì, quindi sì. In realtà se fai venire fuori quella cosa lì sei già a metà dell'opera. È già originalissimo. Grande, ce l'abbiamo fatta.